Inizia Gabriele. È subito fuori Gabriele. Bravissimo Marco, come sei in equilibrio? Un piede. Va bene Marco. Dai, no! Bravissima Sofia! Oh, che bella! Ciao a tutti! A me non in questo nuovo video mo presenterò il nome di tutti questi bambini. Lucrezia, Ilari, Gabriele, Francesco. Oh, c'è anche lui. Manca un sudice. Eccomi Ilari, che cosa c'è? Perché ci sono? Ce ne sei bambini, perché sono tre femmine da una parte e tre maschi dall'altra? Perché faremo la sfida maschi contro femmine. Questo video consiste che faremo una sfida maschi contro femmine. Io ragazzi mi fa tantissimo male la schiena oggi. Ho qualcosa che, sulla schiena che mi fa male, non capisco cosa ho. Certo, c'è Ilari. Ma come c'è Ilari? C'è Ilari. Ma sbaglio, qui c'è anche un'altra Ilari. Anche tu ti chiami Ilari? Ma lo sai che vi assomigliate anche? Vi chiamate Ilari tutte? Ma piano Ilari, così la... Ah Ilari, ma così non riesci a fare la sfida? Quale Ilari? Scusa. Quale? Ma quale? Calma ragazzi, ancora non è iniziata la sfida. Piano. State calme, adesso vi sfidate tra poco. Quindi abbiamo la squadra delle femmine contro la squadra dei maschi. Ma perché i maschi stanno tutti strani, tutti storti? Ma va bene, allora amici, siamo pronti ad iniziare? Iscrivetevi al canale! Ovviamente amici, prima di iniziare questa sfida, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per salvare la vita. Leccate tutti i bambini! Che schifo! Ma che leccate? Quindi iscrivetevi al canale, vi siete iscritti e allora possiamo iniziare la sfida. Allora, prima sfida è la sfida di ballo. Quindi si sfideranno. Chi sei tu? Ilari contro Gabriele! Ilari contro Gabriele. Amici, sarete proprio voi a decidere chi sarà il vincitore di tutte queste sfide. Quindi commentate in tantissimi e iniziamo. Quindi 3, 2, 1 e via col ballo. Ballo romano. Sembra che hai preso la scossa, Gabriele. Bene, bravissimo Gabriele. E adesso ballo di Ilari. Ecco qua. Molto bene. Secondo sfidante maschio ballerino, come ti chiami, ricordalo? Francesco, vai contro Ilari e Sofia. Ah, quindi loro sono cugini, quindi 3, 2, 1, via. Ma questo ballo lo conosco. Bravo lui, eh. Attenzione, perché i maschi qui potrebbero andare in vantaggio. E vediamo la risposta di Sofia delle femmine. 3, 2, aspettate, suggerimento. E parte Sofia, 3, 2, 1, via! Dai, no, cosa mi fa? Bravissima Sofia! Oh, che bella! Scappi, eh! Ragazzi, credo che... Io ho sbagliato pure il ballo! Credo che qui qualcuno forse è in vantaggio. Io volevo fare... Ma qualcuno state suggerendo al terzo sfidante? Marco! Fammelo fare un mezzo! Vai. Faccio io. Ok, allora Francesco sostituisce Marco. Ma no, prima io inizio. Però inizia lei. Dai, bravissima, e adesso Francesco che sostituisce Marco. Ma è quello di prima. Ragazzi, qua la sfida si fa veramente dura. Stanno già litigando. Aspetta. Va bene, ok, calma. Allora amici, sarete voi nei commenti a decidere chi ha vinto questa prima sfida di ballo tra maschi e femmine. E ora passiamo alla prossima sfida. Alla prossima sfida, che sarà una sfida di canto. La sfida di canto, quindi mi raccomando, sarete sempre voi a decidere. Io non canto. Io sono giù. Allora, la prima cantante sarà Ilari. Quindi io faccio anche il ballo. Siamo pronti? 3, 2, 1. Ok, chi è lo sfidante maschio? Gabriele. 3, 2, 1. Come on and the start. It's your day, welcome.
Non andando stanotte. E adesso canta Lucrezia. Silenzio. Bravissima. E adesso secondo sfidante nel cantare, Francesco. 3, 2, 1. Allora passiamo alla terza sfida. È di equilibrio. La sfida di? Equilibrio. Di equili? Bro. Oh, che era un rotto. La sfida di? La sfida di equilibrio. Allora, come vedete, abbiamo qui un legno lunghissimo, lungo circa 10 metri. Vabbè, saranno 5. Ma quanto ci muovi? No, ora lo blocchiamo, ora lo blocchiamo. Allora, chi di voi riuscirà a passarci sopra dall'inizio alla fine senza cadere si aggiudicherà la vittoria, ok? Sì! Quindi, sì. Maschi da una parte. Allora, iniziano i maschi. Dovete arrivare fino qua senza cadere, ok? Inizia Gabriele. Ilari, non barare. Spostati. Inizia Gabriele. E subito fuori Gabriele. Secondo sfidante, 3, 2, 1, via. Oh, bravo Francesco, grande tattica! Cosa? L'ho fatto tutto! Vediamo un rallenti. Un punto per i maschi. Sì. E adesso tocca a Marco. Sei pronto, Marco? Marco, per favore, corri. E parte Marco. Vediamo che tattica usa Marco. Bravissimo Marco, come si tiene in equilibrio? Un piede... va bene Marco. I maschi hanno fatto un punto. E ora tocca alla squadra delle femmine. Yeah! Ragazzi, vi diciamo una cosa. Noi bariamo per vincere. Ragazzi, vi dico la mia tattica. Allora, tu e tu andate a distrarre Francesco e Gabriele. Posso iniziare il libro? No, io. Ragazzi, ci penso io a distrarli. Vai, vai. Ragazzi, dobbiamo... Avevo visto una gelateria buonissima di là. Quale gelateria? Ragazzi, una gelateria buonissima. Quale gelateria? Quale? Si trova di là, vedete? Sì, andiamo! Vi faccio vedere. Anzi, è più facile per me. Salve. Vinto, raga! Ma ho vinto! Non abbiamo trovato la gelateria! Ma non c'è nessuna gelateria! Io ho detto che non c'era una gelateria! Io vi ho detto che era una gelateria fantasma! Sì! Ma che no, che pare! Abbiamo fatto due punti. Ok, quindi le femmine stanno 2-1, giusto? Sì. Giusto, Francesco? Che cosa che non ti risulta? Allora, siamo arrivati all'ultima sfida, che sarà quella che deciderà il vincitore tra maschi e femmine. È la sfida di... Caccia al tesoro. Chi di voi troverà questa pallina? Se te la trova un maschio, ovviamente sarà il maschio a vincere. Se la trova la femmina, sarà la squadra delle femmine a prendere il punto. Ok? Va bene? Ilari, Sofia? Adesso, giratevi tutti di spalle. Giratevi. No, nessuno deve sbirciare. Giratevi tutti. Bravissimi, tutti fermi così. E ora io andrò a nascondere la pallina. Ragazzi, allora giratevi, vi potete girare, fermi maschi, fermi, femmine, fermi. Ila, ti puoi girare? Ila? A questo punto può partire. Un indovinello, grazie. L'indovinello è che la pallina è nascosta in qualcosa che poi un giorno ci si potrebbe fare la carta. Quindi pronti, partenza, via! In quale parte sta? Non te lo dico, cercala. È veramente difficile, è impossibile! Sfida, no.
vinto noi, femmine. Ila, aspetta, non si sa se l'hanno vinto i maschi o le femmine. Saranno i nostri amici a decidere nei commenti. No, comunque, amici, se anche oggi vi siete divertiti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. E iscrivetevi nella campanella. E quindi, ragazzi, ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Ciao!